Buonasera e ben ritrovati a Calcio Totale, questa è la puntata numero 37. Il Pescara perde ancora una volta contro il Crotone, pur non disputando una gara, diciamo, bruttissima. Il Crotone ha vinto, diciamo, con un tiro molto, quelli che una volta si definivano i tiri della domenica. Però la sensazione generale è che si è abbastanza stufi di questa stagione balorda e un po' tutti, addetti ai lavori, tifosi, ma secondo me anche gli stessi giocatori, non vedono l'ora che finisca questo campionato tormentato per iniziare una nuova stagione, ognuno dove poi deciderà di giocare il prossimo anno. Per parlare di questo, ma anche per fare gli auguri all'allenatore Pescara, Mr. Zeman, questa sera, ne parleremo appunto durante la trasmissione, lo farò con degli ospiti. Questa sera la formazione è un po' diversa dal solito, cominciamo dalla conferma. Il centravanti, che questa sera, diciamo, è arrivato in maniera un po' confusionaria, Giancarlo Febbo dello Sport. Giancarlo, buonasera a tutti, ben ritrovati. Poi un ospite che ormai è un amico fisso di Calcio Totale, più o meno fisso, Stefano Buda, direttore di ABR24. Buonasera. Stefano, devo dire ABR24 o ABR24 News? Ma il nome della testata è ABR24 News, però ovviamente su internet il sito è abr24.it, quindi va bene tutte e due, bene, non si sbaglia comunque. Non ho sbagliato a dire direttore, perché sei il direttore responsabile, ricordo che una testata indegnamente. Come? Era occupato quel dominio? No, è semplicemente più scorrevole, più facile anche da ricercare. E ormai, Stefano, avete cominciato a prendere, ad avere consuetudine con Stefano, insomma è ospite con una certa frequenza qui da noi, e quest'anno per la prima volta sarebbe dovuto venire anche in altre occasioni, ma ci sono sempre stati impedimenti, qualche volta calcistici, qualche altra volta invece di natura più personale, però io sono molto contento di averlo nella nostra trasmissione, ma con me questa sera, Pierpaolo Marchetti del Messaggero. Buonasera, buonasera Pierpaolo. Buonasera a tutti. Quando Pierpaolo cambia trasmissione, perché sapete che lui è ospite fisso di Massimo Profeta, che salutiamo il lunedì sempre su Rete 8 Sport, quando invece cambia poltrona e questa sera è venuto a trovare, perché questa sera nello spazio dedicato a Pagina 3 parleremo di due libri che Pierpaolo ha tradotto. Se qualcuno non lo sapesse, ma la maggior parte di voi lo sa, Pierpaolo, giornalista sportivo del Messaggero ovviamente, ma si diletta, più che si diletta, ormai è diventata anche questa una professione no parallela, Pierpaolo, a scovare qualche spero volta. Che diventi presto una professione principale. Ti diletti a trovare sia qualche scrittore non molto conosciuto, ma poi ti è capitato anche di tradurre sì, da lingue dell'America Latina, tendenzialmente sì, scrittori dallo spagnolo, scrittori importanti, ne citiamo uno per tutti, al quale siamo molto legati, che è Edoardo Galeano. Esatto. Allora, quindi parleremo di calcio, ma non solo di calcio, come è consuetudine della nostra trasmissione. Direi che a questo punto ci possiamo ascoltare l'editoriale e poi cominciamo a commentare quello che è successo la scorsa settimana contro il Crotone, ma quello che ci aspetta ancora per queste ultime settimane di questo sfortunatissimo e balordo campionato di Serie A. Trasferta di Bologna evoca bei ricordi. Nomini Bologna e il cuore si spalanca. Ritorna alla mente il tempo dell'esodo del tifo biancazzurro nella città delle due torri. La marea umana che attraversava la dorsale adriatica per assaporare il gusto dolce della Serie A. Altri tempi. Erano i tempi di Zucchini, Repetto, Pavone e Nobili. Era il tempo delle vittorie. Tempo che sembra essere svanito come neve al sole in questo triste campionato di Serie A segnato irrimediabilmente dagli errori compiuti in fase di mercato. Non ho mai
Vendere prima di acquistare. Per non farsi prendere dallo sconforto, conviene concentrarsi sul nuovo campionato, non dimenticando però che per affrontare la prossima Serie B e allestire una buona squadra, si dovranno prima vendere i calciatori voluti dalla gestione tecnica di Massimo Oddo e poi si potrà seriamente pensare al futuro. A differenza delle precedenti gestioni, Zeman e Pavone non si opporranno alla cessione dei calciatori in rosa, senza eccezione alcuna. E dunque si dia inizio alla rivoluzione di maggio e si volti pagina. Il sogno ancora intatto e tu lo sai, perché non cambi mai. Il sogno non si avvera quasi mai. Zeman oggi compie 70 anni e anche i più distratti se ne saranno resi conto, perché il clamore mediatico è stato clamoroso. Tutti i quotidiani sportivi e le testate online hanno dedicato ampio spazio all'avvenimento. Si sono mossi i tifosi per venire a fargli gli auguri di persona. Tutto questo affetto, che è in parte riconoscenza, lo si deve a due aspetti centrali dell'uomo e dell'allenatore Zeman. Il primo è innegabilmente legato alla bellezza del calcio che giocano le sue squadre e che tanti tifosi ha fatto innamorare. Il secondo, legato al suo modo di essere uomo di sport. A tutto questo affetto mi unisco anche io. Grazie, mister. Grazie soprattutto per la capacità che hai di far vivere il bambino che è dentro ognuno di noi. Un bacio bello, bellissimo. Ciao, mister. Tantissimi auguri per i tuoi 70 anni. Ti auguro il meglio nel calcio e nella vita. Un abbraccio grande, ci vediamo presto. Ciao. Buon calcio a tutti. Giancarlo, prima di entrare nel vivo della discussione di questo campionato, ma anche di parlare di Zeman, io seguirei in ordine rigoroso la scaletta. Va bene. Bologna evoca solo bei ricordi per il Pescara. Beh, parecchi bei ricordi, sì, c'è stato anche qualcosa, poi con l'andare degli anni, qualche partita, cioè, abbiamo pure perso a Bologna. Però per me, io ho assistito a tutte e due le promozioni, ero un ragazzo, quindi bellissimi ricordi. Poi purtroppo le situazioni cambiano. Poi c'è stata la traversa dello spareggio, però sì, insomma, diciamo che poi quando si nomina a Pescara, si nomina sì. A Bologna, si nomina intanto un ricordo di un tifo di altri tempi. Beh, dicevamo sì. Oggi pomeriggio mentre eravamo. Era veramente un tifo di altri tempi. L'altro giorno ho visto pure su un sito che hanno messo un video di una partita di San Benedetto dove ero anch'io. Dove effettivamente si spostavano in 10.000 a vedere. Adesso quando vanno 1.000 tifosi in trasferta sembra un numero eccezionale. Invece prima si andava a Bologna era 40.000, eravamo. È stata una cosa sì. Pierpaolo, no? Appunto, prima di entrare nelle note dolenti di questi ultimi anni, era un calcio diverso, c'erano meno club organizzati, andavano tutti a vedere le partite, c'era un entusiasmo spontaneo, un po' poi lo prenderemo alla parte finale di questa chiacchierata, un po' quando dicevo che Zeman è capace di far vivere il bambino che è noi. In fondo il calcio è bello, tu lo sai perché sei un grande estimatore di Careano, perché fin quando ci sarà un bambino che corre in mezzo alla strada attorno a un pallone, gli stadi per fortuna si riempiranno, no? Sicuramente era un calcio diverso, ma soprattutto era il calcio nel quale o andavi allo stadio altrimenti la partita non la vedevi. Era il calcio in cui tutto il calcio minuto per minuto ti dava alla radio i secondi tempi, neanche tutto. Era il calcio in cui per vedere i gol della Serie A dovevi aspettare la sera alle 6:30, 90° minuto, e quelli della B forse la domenica sportiva, la domenica sera. In terza serata. Quindi non c'erano 999 canali televisivi che ti portavano in casa tutto il miglior calcio del mondo e molto altro. Quindi è chiaro, insomma, era diverso il mondo e non poteva non essere diverso il calcio. Per quanto riguarda il bambino che in noi è evidente. Io, tu sai che su Zeman ho una posizione molto meno fideistica della certo. Tua,
Ma non, infatti io non lo considero. Io sospetto che ti abbia invitato stasera, no, perché no, il giorno del compleanno deve essere più buono. Casuale, no, è casuale perché doveva venire tanto. Deve essere più buono. Naturalmente non sono, non ho niente in contrario a Zeman, non, io non mi entusiasma, lo preferivo prima di averlo conosciuto di persona, devo dire. Mi piaceva di più l'idea che mi ero fatto di Zeman. Dopo averci lavorato insieme, non mi ha entusiasmato il modo suo di gestire i rapporti umani con le persone. Io purtroppo ho questa deformazione mentale prima che professionale, che per me vengono sempre prima le persone, prima delle squadre, prima degli allenatori, prima dei calciatori, dei dirigenti, a prescindere dal lavoro che facciano. E Zeman ha un suo modo di gestire il suo lavoro che non comprende probabilmente il creare rapporti umani, nel mio caso con i giornalisti. Poi me ne parlano tutti bene come persona, perché quelli che ci hanno lavorato insieme all'interno della società lo adorano, però sai, non è che puoi amare una persona per interposta persona. Puoi amare qualcuno per interposta persona. Insieme poi parleremo ampiamente dopo. Lo ha risvegliato questo bambino, ma lo hanno risvegliato molti altri insieme a lui in tempi diversi. E Stefano, tu al tempo di quelle trasferte, a differenza di Giancarlo, non eri piccolo. Io purtroppo Bologna mi aveva invece un ricordo molto amaro. No, infatti, una delle mie prime trasferte era quella partita della vita che si andò a giocare a Bologna l'anno che poi siamo retrocessi. Cos'era? 88-89. Sei legato alle esperienze negative di Bologna. Gol di Angelo Alessio. Esatto. La partita che sembrava avviata sullo 0-0, noi eravamo salvi tutti all'inferno. Insomma, anche lì un grande esodo, due treni speciali, e poi mi ricordo anche una molto partita bene con l'esperimento di Junior difensore centrale, questo particolare, insomma, memoria storica sicuramente più viva della mia. E poi ho il ricordo di, appunto, come diceva Pierpaolo prima, insomma, era il calcio delle radioline di 90° minuto, di tutto il calcio del minuto, il ricordo di quella trasferta a Bologna, quella di Rebonato 86-87, il gol nel recupero, il cross. Sì, quella di Lanzani, è stata forza. Vissuto, insomma. Questa volta invece sarà, e andiamo all'attualità, una trasferta molto mesta. Io ci sarei andato lo stesso. Il Pescara è retrocesso. Ma ci sarei andato? Allora. Il ristorante Andrea Costa sotto la curva è ottimo. Il Pescara è retrocesso, la partita non ha nessun significato per il Pescara, quindi probabilmente anche i tifosi, che comunque qualche tifoso ci andrà, fa bene ad andare, perché diciamo, il calcio, la propria squadra si segue in qualunque tipo di condizione, però sicuramente non ci sono quelle condizioni. Giancarlo, andiamo invece al cuore della questione, prima ovviamente di dedicare nella parte finale di questo primo segmento anche a fare noi gli auguri a Zeman. E adesso bisogna cominciare a pensare seriamente al nuovo campionato. Ecco, il primo punto che ti vorrei porre, poi vorrei sentire anche per Paolo e Stefano su questa questione, è che c'è una novità rispetto agli anni precedenti. Vuoi perché il Pescara ha fatto un pessimo campionato e quindi forse c'è poco da salvare, ma Zeman e Pavone non opporranno veti alla cessione di nessuno. Ecco, tu sei dell'avviso che la squadra vanno venduti tutti, e come dice Zeman, non si può ricordare, oppure credi che in questo assetto c'è qualche giocatore che tu personalmente terresti e sul quale cominceresti a costruire la squadra da Serie B? Allora, io penso in sequenza che Zeman si aspettasse qualcosa di meglio da questi giocatori, anche in prospettiva, dico, non solo quest'anno, quindi magari lui pensava di tenerne un certo numero, e secondo me questo numero col passare del tempo si è dimezzato. Questo ovviamente non è che semplifica le cose, ma le complica, perché ci sono 19 giocatori sotto contratto che dopo una stagione del genere non è che abbiano tantissimo mercato. Quindi io immagino che il lavoro dei direttori sportivi sarà terribile quest'anno, perché la squadra ha una difesa già fatta, però una difesa di quelle che resta dietro, una difesa bassa, perché per esempio mi sembra che sia Coda, sia Stendardo, sia Bovo siano ancora contrattualizzati, quindi una difesa che resta troppo bassa e che quindi dovrebbe essere cambiata, mentre invece in attacco mi sembra che non ci sia, bisogna ancora individuare centravanti, le ali giuste, ne abbiamo presa una, Mancuso. Capocannoniere della Lega Pro, attaccante esterno della Sampdoria. Però voglio dire, sarà un mercato complicato, perché ci sono queste
Sì, penso che Zeman, se potesse, ricambierebbe quasi tutti, però non è semplice. E quindi Pierpaolo, magari qualcuno sì. deve rimanere. Io, se potessi dire, io mi terrei Bovo. Di tutto questo pacchetto. Bovo me lo terrei sicuramente. Perfetto, su 40 giocatori, 35 te lo terrei. Quindi diciamo, mi sei che sei sulla stessa linea Bovo, di Zeman e Bovo. Bovo lo terrei, sinceramente. Pierpaolo, che pensi su questo tema? È una squadra che va totalmente smantellata oppure... Beh... Diciamo che se la smantelli nessuno piange. Io credo che sarà molto difficile riuscire a cambiare vendere. Tanti giocatori, perché devi cambiare tanti giocatori che hanno contratti alti, comunque contratti da Serie A, e che in Serie A dubito che abbiano un grande mercato. In Serie B piazzarli con questi contratti non sarà facilissimo. In A puoi piazzare Zampano, puoi piazzare Memusciai, poi se ti va di lusso puoi piazzare Benali, ma sono tre su un parco giocatori molto più ampio. Poi ci sono dei giocatori che per qualità tecnica sicuramente, cioè, in Serie B sarebbero giocatori importantissimi, come Bovo, come lo stesso Montari che ha già detto che non resterà, come lo stesso Memusciai. Però da una parte non credo che siano giocatori ideali per il calcio di Zeman, dall'altra magari rischi di tenere un giocatore che vorrebbe andare in A, vorrebbe avere soluzioni diverse per la propria carriera, quindi, diciamo, però ripeto, non sarà facile, perché smembrare un organico così, secondo me, cioè Giancarlo diceva, il lavoro dei direttori sportivi lì alla fine ci deve mettere mano Sebastiani, perché non credo i direttori sportivi riusciranno, che poi si tratta di partecipare agli ingaggi come, sì, quando, come è di uso oggi, quando hai dei giocatori che non riesci a vendere, devi partecipare. È facile dire togliamo tutti, ma mi devi dire chi se li prende poi questi tutti. Infatti su questo ti volevo dire, secondo te, da questo punto diciamo, hai espresso bene il tuo pensiero, ma secondo te aver individuato un allenatore come Zeman oggettivamente già per il prossimo anno, perché Daniele Sebastiani non l'ha preso per provare, sì, formalmente ha detto che ci proveremo fino a quando la matematica non ci condanna, ma il ritorno di Zeman sull'Adriatico era un ritorno proiettato sull'anno prossimo. Sapendo della rosa a disposizione che avevano messo insieme lui e Massimo Oddo, questo non va dimenticato, perché io sto osservando che molti osservatori, tra cui anche voi, diciamo, non tu o Giancarlo in particolare, cioè voi, nel senso che voi siete tre che fate parte di questa, non puntualizzano molto le responsabilità di Oddo su questo. Dobbiamo ricordare invece che questa squadra l'ha fatta Oddo in sintonia con la società, ma l'ha fatta Oddo sia nel mercato estivo che nel mercato di gennaio. Ecco, secondo te, al netto degli ingaggi, la maggior parte di questi giocatori potrebbero trovare realmente mercato? Mettiamo per un momento, facciamo un'ipotesi che la questione economica non esista, ma dopo questo tipo di campionato, secondo te, sarà possibile mettere in vendita questi giocatori? E viceversa, tu hai detto Memusciai, hanno anche voglia di fare, sono in grado, cioè anche io vorrei poter dirigere il Corriere della Sera. Sì, Memusciai, secondo te, che il suo... Però non parliamo di andare a giocare alla Juventus, all'Inter o al Milan. Però ci sono squadre di Serie A, cioè una squadra come il Bologna o come l'Empoli o come il Crotone, non so se si salverà, cioè, diversi giocatori del Pescara ci possono stare. Il problema non è la qualità dei singoli giocatori, non è stato quello il problema del Pescara, è stato assemblare tanti giocatori di quel tipo in un organico nel quale mancavano clamorosamente alcune caratteristiche. Io non sono, poi non sono molto d'accordo, stasera mi tocca fare, scusami, lo sai come la penso, io non sono proprio d'accordo sul fatto della giustezza della scelta di Zeman in quel momento della stagione, mi spiego. Se tu vuoi rivincere il campionato in Serie B, perfetto, prendi Zeman, però in quel momento prendere Zeman voleva dire arrendersi alla retrocessione, e quello che ha fatto il Crotone in questo periodo, secondo me, deve far pensare che forse ci siamo arresi un po' troppo presto, perché in quel momento, se tu ti vuoi salvare, prendi un allenatore più scarso ma con caratteristiche diverse. Cioè, tu hai potenzialmente un fuoriclasse per l'anno prossimo, però con 4 mesi di anticipo ti sei arreso. Se prendi Zeman per salvarti, perché Zeman sai bene che
cioè deve fare un certo tipo di lavoro fisico, perché il calcio che ha fatto, infatti, perché sì, però infatti. Non, questa non è una squadra che, certo, ha i ritmi delle squadre di Zeman, assolutamente, cioè non c'entra niente, non sta meglio fisicamente rispetto a prima, però non è una squadra, è il calcio basato sulla ripetitività degli schemi, o lo fai a mille all'ora, no, altrimenti resta solo la ripetitività. Certo. Sì, Stefano, probabilmente, scusami, questa congiuntura, nel senso che magari se tu l'avresti ritrovato, concludo in 20 esatto, secondi. Sì. Se tu hai un allenatore come Oddo che predilige il calcio propositivo, diciamo, chiamiamolo in maniera frettolosa e sbagliata tiki-taka, va male, ti vuoi salvare, devi prendere uno che sia l'opposto. Se devi prendere un, ma anche uno, che ne so, Papadopoulos, per dire, no, prendi Cagni, uno completamente diverso, un catenacciaro, diciamo, per provare a vedere se quella squadra, con questi giocatori che hai preso a gennaio, che tra l'altro adesso cominciano a stare discretamente sul piano fisico, ma erano reduci da mesi e mesi di inattività, se ci potevi tirar fuori qualcosa. Certo. E oggi, francamente, vedere il Crotone che si gioca la salvezza fino all'ultima giornata fa un po' rabbia. Mi fa un po' rabbia, sì. Stefano, a tutta la discussione che abbiamo fatto fino a questo punto, Pierpaolo aggiunge un aggravante per la società. Non solo ha sbagliato, diciamo, in coabitazione con l'allenatore, con Oddo, la campagna acquisti estiva e di gennaio, ma avrebbe compiuto, ha compiuto dal punto di vista di Pierpaolo, anche l'errore di cambiare l'allenatore, probabilmente non ha detto Pierpaolo, ma forse di cambiarlo tardi e di individuare una tipologia di allenatore che non avrebbe garantito la sufficiente... Però Oscar, perdonami, sì, c'è una cosa che io ho tralasciato, però è importante, altrimenti non si capisce il senso del discorso. Cioè, se tu prendi un allenatore diverso, come suggerivo io, poi è chiaro che non gli puoi dire vieni qui per 4 mesi, anche se ti salvi non fa niente, perché io poi a giugno prendo Zeman. Da una parte dovevi mollare, la società ha scelto di mollare da quel punto di vista, non è che sia una scelta sbagliata, però si poteva anche fare, si poteva tentare fino alla fine di cavare qualcosa di più da questo organico, che io mi rifiuto di credere che sia talmente scarso da vincere una sola partita in 10 mesi di campionato. Ripartiamo da qui e poi torniamo indietro, perché sì, poi su questo ripartiamo dalla qualità della rosa. Che pensi su questo? È chiaro che ovviamente manca una controprova, cioè nel senso che non è possibile avere la prova tangibile che con un altro tecnico, con un'altra impronta di gioco, ecco, un tecnico che puntasse sull'intensità, sull'aggressività, insomma sulle armi che ha messo in campo il Crotone per quantomeno andarsela a giocare fino alla fine, questa squadra avrebbe reagito in modo diverso. Però dall'altra parte è senz'altro vero ed è stata fin da subito anche un po' la mia sensazione, insomma, quando è stato richiamato Zeman, insomma, un po' tutti avevamo dei dubbi rispetto a quello che erano le compatibilità tra il materiale tecnico a disposizione e tra quelle che sono le idee tattiche, le idee di gioco di Zeman, le metodologie di allenamento che ovviamente richiedono un lavoro sul medio-lungo periodo. Quindi da questo punto di vista probabilmente il ragionamento di Pierpaolo non fa una grinza, cioè è stata una scelta che guardava già la prossima stagione, a compiere una valutazione di un organico su quello che si sarebbe potuto eventualmente salvare di questa stagione, per provare a riportare un po' di entusiasmo sperando in qualche probabilmente anche in una qualche reazione maggiore da parte della squadra, che poi d'altronde con quell'esordio 5-0 roboante contro il Genoa in qualche modo aveva anche illuso e fatto pensare che potesse esserci stata una sorta di elettroshock nella testa dei giocatori. Un elettroshock che poi oggettivamente non c'è stato, è stato un episodio isolato, poi la squadra è tornata ad essere la squadra in qualche modo molle, un po' leziosa che abbiamo visto per tutti questi ultimi mesi. Oggettivamente adesso sarà molto difficile ripartire, perché dopo una stagione del genere, è una stagione che lascia scorie sotto tutti i punti di vista. Quindi anche quell'entusiasmo che la società probabilmente si proponeva di riportare nella piazza con l'ingaggio di Zeman avrà
difficoltà a concretizzarsi e manifestarsi nella prossima stagione. E anche da questo punto di vista, diciamo, ricollegandomi a quello che è il discorso iniziale, il discorso ovviamente l'auspicio sia per quelle che sono le caratteristiche del tecnico, sia proprio per ragioni ambientali, perché dopo una stagione del genere oggettivamente anche i giocatori arrivano, anche giocatori che eventualmente si volessero portare riproporre nella prossima stagione. Questo però è il motivo per cui Zeman vuole fare tabula rasa, un po' come Pavone. Esattamente, perché... da questo punto di vista credo sarebbe auspicabile. Io penso, ti faccio anche vedere. Se poi ovviamente c'è il problema di piazzare. Io penso elementi. Francamente su quest'ultimo aspetto che hai detto, che il tema dell'entusiasmo, del ripartire, cioè guardando e ascoltando in maniera, devo dire, anche asettica Zeman quando parla, la tranquillità che lascia trasparire, secondo me non c'entri nulla, perché ovviamente tecnicamente con questa squadra Zeman non c'entra nulla, il disastro è stato fatto da altri, Zeman ha dato una dignità a questa squadra che io invece, a differenza di Pierpaolo, penso sia davvero la più scarsa della serie tecnicamente, lo dico dall'inizio del campionato, che è la squadra più scarsa, ma 11 punti sul campo sono pochi. No, io penso che il valore di questa squadra sia questo. Zeman, io penso gli abbia dato una dignità, questa squadra non è più come quella di Oddo, in campo non va che perde a prescindere, le partite se le gioca, poi le perde lo stesso perché gli mancano tante cose, e quindi io penso che quella parte va salvaguardata. Però prima di andare in pubblicità, abbiamo un minuto, ti volevo... Giancarlo, so che invece, a differenza di Pierpaolo, anche se a te piace un altro tipo di gioco, l'abbiamo sempre detto prendendoci in giro io e Giovanni. Io sono più offensivista di voi. Prima di andare in pubblicità, se volevi fare gli auguri al mister e capire che tipo di giornata è stata oggi per il mister, non ti volevo chiamare rispetto a quello che avevo detto nell'editoriale. C'è stato un clamore mediatico forte che è il segno di un personaggio importante del calcio italiano. Lui è un personaggio importante, secondo me, diciamo anche da un punto di vista identitario, si è anche rafforzato. Faccio un esempio, il fatto di non far giocare Montari, cioè lui non si piega mai alle regole del gioco. La settimana scorsa tutti hanno detto poteva giocare Montari, prendeva gli applausi, invece lui ha detto no, non si è allenato, era andato addirittura a Milano, non ha giocato, capito? Quindi lui è tutto particolare. Anche il fatto che non sia riuscito a salvare questa squadra dimostra che lui ha un tipo di gioco che non è che si adatta alle circostanze, ma sono i giocatori, le circostanze che si devono adattare a lui. Quindi lui non è riuscito a salvare questa squadra. Sono d'accordo con quello che dice Pierpaolo, che vedere il Crotone qui, diciamo, fa rabbia. E il discorso è stato questo, secondo me tutte le squadre, non soltanto il Pescara, anche Empoli e Genoa, hanno fatto un ragionamento a lungo termine, non un progetto, perché la parola progetto qui a Pescara non piace, non è un progetto, un ragionamento a lungo termine, hanno giocato sul calcolo delle percentuali, quindi Empoli che si sentiva già in salvo ha venduto, il Genoa che si sentiva già in salvo ha venduto, il Pescara ha pensato all'anno prossimo. Empoli ha venduto Saponara, ma ha preso il Cadduri, non ha fatto esattamente uno scambio. No, il Genoa, oggettivamente, la squadra che si è rivelata in Genoa, che ha venduto tre giocatori importanti. Ha fatto questo ragionamento a lungo termine. È vero che il Crotone ha un finale dignitoso, però è altrettanto vero, come vedremo tra qualche minuto, dopo la pubblicità, che probabilmente non ce la farà. Si gioca la salvezza fino alla fine, ho capito. E quindi in quel caso... Noi siamo morti da tre mesi. Sì, non c'è paragone tra allora, le squadre. Giancarlo, ti blocco perché andiamo in pubblicità e quando torniamo appunto Giancarlo ci farà un po' il punto delle situazioni sulla parte bassa della classifica che ci indurranno a continuare le riflessioni che abbiamo appena iniziato. Sì. Eccoci rientrati in studio. E come sempre, appunto, durante la pausa pubblicitaria avvengono, dice Giancarlo, le cose migliori. Non le diremo, il telespettatore si innervosisce pure a noi. Durante la pubblicità, però, che facciamo? Siamo in diretta. Una delle cose di cui abbiamo parlato durante la pubblicità era questo nuovo assetto, Giancarlo, della parte bassa della classifica. Non abbiamo parlato. Eccola qua. Grazie a Dino per la grafica anche di questa settimana. Quindi ognuno può vedere da solo quello che io che ho fatto, incrociato un po' di dati, riflessioni molto banali. Vabbè, la settimana scorsa hanno vinto tutte e tre le pericolanti. Chiaramente il Genoa se l'è vista brutta perché l'Inter ha sbagliato un rigore nel finale. In caso contrario avrebbe solo pareggiato, quindi sarebbe stato scavalcato addirittura dall'Empoli.
Il Crotone. E starebbe a tre punti dal Crotone, soprattutto. Il Crotone, che diciamo nelle ultime due partite di campionato avrà Juve e Lazio, che potrebbero essere partite facili o difficili, dipende pure da se, avranno, se la Juve vince lo scudetto domani, magari può diventare una partita facile, la Lazio sta già dentro, così. Mentre la, la curiosità è che sia il Genoa sia l'Empoli hanno nelle rimanenti partite una trasferta a Palermo, entrambe vanno a Palermo, quindi bisogna vedere il tipo di reazione del Palermo dopo la matematica retrocessione. Col Pescara, per esempio, Pescara ha avuto un calo abbastanza evidente di motivazione. Bisognerà vedere il Palermo che cosa farà. Parla, a proposito del Palermo, il Palermo è retrocesso la settimana scorsa, ma curiosamente, se fosse rimasto ancora in, in lotta, avrebbe avuto nelle ultime tre giornate tre scontri diretti, perché sono in programma Palermo-Genoa, Pescara-Palermo, se anche il Pescara fosse rimasto in, in lotta, e Palermo, e Palermo-Empoli. Quindi Palermo-Genoa, Pescara-Palermo e Palermo-Empoli. Questi sono scherzi del calendario, perché tutto sommato quando hanno fatto il calendario si poteva immaginare che queste squadre avrebbero lottato per la salvezza, quindi gli hanno dato questo, questo taglio. E niente, aspettiamo, poi la prossima settimana potremo parlare anche di quello che sarà successo in Serie B, perché mancano due partite. Questa settimana vediamo se andranno direttamente sulle, come sarà l'evoluzione. Come sarà l'evoluzione. Se Dino ci ridà la lotta, classifica, per favore, se ci ridà la grafica che abbiamo abbandonato. Ecco, Pierpaolo, allora, un allenatore che sicuramente non ti è antipatico, anzi ti è molto simpatico, è l'allenatore della Juventus, Max Allegri. Allora, ammesso che la Juventus vinca già matematicamente questo fine settimana lo scudetto a Roma, basterà per la Juve pareggiare, credo, la partita e vincere matematicamente lo scudetto, secondo te la partita successiva in cui alla Juventus Stadium si festeggia fondamentalmente lo scudetto in casa contro il Crotone, tu credi che un allenatore, una squadra già come la Juventus dia, possa dare il via libera al Crotone? No, non ci credo neanche se lo vedo. Come non lo ha fatto l'anno scorso con il Carpi, che ha giocato a Torino quando la Juve aveva già vinto il campionato e ha perso. C'è una sola variabile, ma d'altra parte è impensabile, è impensabile. E quest'anno però c'è una variabile, che è la finale di Champions che la Juve dovrà giocare, che l'anno scorso non c'era, e allora ci può succedere, ma ti ripeto, non ci credo, faccio l'avvocato del diavolo, che magari qualcuno tenda a preservare l'incolumità. Sono quelle partite in cui magari la squadra provinciale, per non sapere né leggere né scrivere, ti tira 3-4 scarpate subito, magari ti buttano fuori, però insomma gli fai capire che se vuole giocare la finale di Champions è bene non esagerare, però sono cose del calcio di una volta, io non credo. È anche vero che le motivazioni oggi sono, sono determinanti. No, anche perché, scusami Pierpaolo, anche se la Juventus dovesse attuare un fortissimo turnover, vorrei ricordare che, no, vabbè, che per esempio un giocatore come Marchisio fa la panchina alla Juventus, quindi giocherebbe Marchisio, non è che giocherebbero seconde linee. Ma questo, questo è scontato. È chiaro che se la Juve dovesse perdere a Roma, il Crotone avrebbe una. Ma infatti, guarda, il fatto che la Juve non abbia vinto il derby col Torino ha inguaiato veramente il Crotone, cioè l'unica vera vittima di quella partita, che poi la Juve il campionato lo può vincere, certo, tra due giorni, tra ma anche all'ultima giornata, ma la vera vittima di quel pareggio è stato il Crotone, perché il Crotone, se aveva qualche speranza di poter andare a Torino con la Juve che fa il giorno della festa già organizzata, e allora sì, anche oggi, mentalmente esatto, se, è chiaro che dopo tu devi esserci sul campo, certo. Cioè, due anni fa la Juve ha vinto lo scudetto, festeggiava lo scudetto, il Cagliari è andato lì, ha fatto 1-1, però si è andato a giocare una partita vera contro una squadra che era in vacanza. Poi la legge non scritta del calcio dice che anche la grande squadra, quando non ha stimoli, magari non ci mette la cattiveria che ci metterebbe in una partita che deve vincere a tutti i costi, però non ti regala. Se tu ti vai a prendere qualcosa e sei bravo, te lo prendi. Non si mettono a fare la guerra, ma devi essere bravo tu ad andartene a prendere. Certo, c'è stato anche quell'episodio su Higuain a Pescara, no, su Dybala. Sì, a Pescara, ah, sono cose di Montagna, gioca in quel modo, un po' come Stefano Buda, insomma, è come attaccare Buda perché attacca. Voglio,
non Buda voglio puntare, in quel modo, puntare il dito contro Muntari, ci mancherebbe. Lui gioca, quando io ero peggio di Muntari, ero come Buda se non peggio, figura, è fatto benissimo. No, per dire, c'è stata la polemica, ci deve stare attenta la Juventus a preservare, certo, i giocatori, certo, ecco, vabbè, ma la può rischiare un infortunio per una partita contro il Crotone. Quindi Stefano faceva notare giustamente Giancarlo che se il Palermo non fosse già retrocesso non sarebbero state male queste ultime tre partite per il Palermo. Ecco, il Palermo per esempio, che ha una rosa che è diversa da quella del Pescara, che tipo, perché ha avuto questo tipo di annata? Pure lì, perché tutta colpa di Zamparini, che ha fatto un tourbillon di allenatore, ha fatto, che idea ti sei fatto? Ma, Zamparini, diciamo che nelle ultime stagioni aveva insomma attuato questa politica un po' di gioco insomma ad alto rischio, nel senso ampio turnover di mercato, spesso gli riuscivano dei colpi che quegli uno o due colpi di mercato che gli consentivano comunque di tirare avanti sia da un punto di vista finanziario a fine stagione, sia sul campo, e quindi di salvare la stagione diciamo nel campionato, di mantenere la categoria. Quest'anno probabilmente ha azzardato troppo, c'è anche chi dice che oggettivamente l'organico non era assolutamente, cioè non aveva né capo né coda dall'inizio, insomma sembrava dover essere davvero la squadra Materasso, se non ci fosse stato il Pescara a fare peggio. E la dice, questo la dice tra l'altro lunga sul campionato che ha disputato il Pescara, che in questo momento si trova a 6 punti addirittura dal Palermo. C'è anche chi dice che sia stata una scelta calcolata, perché comunque il Palermo, scendendo insomma con il paracadute, da un punto di vista finanziario si insomma, prenderebbe diciamo bei soldi tra diritti TV e... Sì, ma soprattutto non... converrebbe quasi. No, ma a parte questo non ha contratti pesantissimi. Non ha contratti pesantissimi. Neanche leggeri. Quindi potrebbe essere anche una valutazione finanziaria, anche se poi insomma. Oggettivamente, insomma, non sorprende la stagione che è stata fatta dal Palermo quest'anno. Ecco, scorrendo l'organico a inizio stagione, insomma. Si pensa o qui Zamparini è un genio e ha tirato fuori dei campioni da giocatori semi sconosciuti, o altrimenti insomma questo sarebbe stato l'epilogo. Diciamo che ci ha provato l'anno scorso a retrocedere, quest'anno ci è riuscito, giusto? Però se voi guardate, io ho visto in questa settimana una statistica, perché ormai Zamparini sembrerebbe, anche lì userei il condizionale, in uscita dalla società, però pare che nessuno ci creda a questa uscita reale. Io ho letto la top 11 degli acquisti di Zamparini. Io penso che senza ombra di smentita i migliori acquisti talentuosi di fuori classe del calcio generale ha fatto Zamparini. Zamparini ha comprato Pastore, ha comprato Edison Cavani, ha comprato Dybala, forse il giocatore più forte in assoluto dopo già oggi, cioè, dopo Messi e Cristiano Ronaldo in Europa, e Dybala, cioè Zamparini in questi anni ha deliziato la platea di Palermo. Ma io volevo, prima di fermarci per una nuova pausa pubblicitaria, volevo invece sentirvi, lasciare per un attimo la zona di retrocessione, questa cosa, volevo sapere, sentire intanto Pierpaolo, secondo te Roma-Juventus, i conti Allegri li chiuderà nella partita contro la Roma, e contestualmente, perché poi vorrei sapere anche il parere di Stefano e di Giancarlo su questo, la gestione di Totti da parte di Spalletti, e tu che cosa pensi? Perché ci si è divisi molto a livello, per tutti gli appassionati di calcio, su questa vicenda. Io sul Roma-Juventus credo che tutte e due le squadre si augurino che nel pomeriggio il Napoli non vinca a Torino, perché se il Napoli non vince a Torino credo che un pareggio firmerebbero tutte e due, perché poi la Roma ha due partite facili, garantirebbe la Roma di l'accesso diretto. Sì, perché la Roma ha il vantaggio degli scontri diretti contro il Napoli, e quindi a parità di punteggio sarebbe qualificata. Quindi secondo me la partita cambia in base al risultato che farà il Napoli nel pomeriggio, perché se il Napoli vince a Torino la Roma deve assolutamente vincere, e quindi chiaramente viene fuori una partita completamente diversa. E che in questo poi caso la Juventus ha mercoledì la finale di Coppa Italia, ha già sicuramente qualcuno riposerà, perché Khedira non c'è, Marchisio
non sta benissimo e quindi non è convocato, insomma, diciamo anche lì non rischieranno niente in questo momento, secondo me non rischieranno niente neanche in campo se ci sarà la possibilità. In questo momento è arrivata benissimo sul piano fisico a fine stagione in lotta su tutte e tre le competizioni, deve puntare a vincere a questo mancano, punto mancano, è chiaro che comunque, cioè, sei lì, ci provi, a cominciare dalla Coppa Italia deve cominciare a vincere. Non è facile perché la Lazio, devo dire, sta facendo bene. Una stagione straordinaria ed è la squadra, credo, insieme alla Roma, con il miglior contropiede italiano, perché ha dei i migliori contropiedisti in assoluto d'Italia, e devo dire che Inzaghi, oltre a fare un gran lavoro sul campo, mi sembra anche dal punto di vista dello stile e del comportamento ha tutto quello che non ha il fratello dal punto di vista della plomb, della simpatia, cioè il fratello mi sembra ancora molto giocatore, aggressivo, sì. Ancora molto, sì, lui ha veramente uno stile. È già entrato nel ruolo di allenatore. Sì, quindi insomma non ti esprimi sulla partita Roma Juventus. No, ma no, è funzione del risultato secondo me del Napoli. Secondo me funzione. Sì, poi se sapessi i risultati mi sarei arricchito. Molto velocemente, no, velocemente perché poi abbiamo pubblicità, voglio sentire anche Giancarlo e Stefano, sì. Invece Spalletti, no, sempre più Paolo. Spalletti Totti, secondo me chi ha ragione, chi ha torto? Spalletti Totti, diciamo, in generale ha ragione Spalletti, perché comunque è pagato per fare delle scelte, e se lui ritiene che il giocatore non sia in grado di giocare stabilmente è giusto che lo faccia giocare. Per quanto riguarda la partita di domenica a San Siro, la passerella, probabilmente sull'ultimo cambio a 5 minuti dalla fine vince 3-1, 5 minuti che le puoi anche far giocare. Giancarlo, partiamo da quest'ultima domanda. Sì, partiamo da questa perché Francesco associo a Pierpaolo, cioè, aspettiamo, vediamo che allora, succede. No, ti volevo dare questa suggestione velocemente. Francesco Totti ha giocato 25 anni nella Roma, un terzo dell'intera storia della Roma è Francesco Totti. Secondo te meritava questo tipo di trattamento da parte di Spalletti o no? Però il trattamento... Che trattamento è? Non è un trattamento caprizio. Io ho fatto la domanda. Nel senso che lui, per esempio, ha detto: mi sembrava più offensivo farlo entrare a 5 minuti dalla fine con il risultato acquisito che lasciarlo in panchina. Spalletti si è sfogato e ha detto: come faccio? Sbaglio. La verità è questa: che Totti è un grandissimo calciatore, probabilmente il più grande contemporaneo tra gli italiani, ed è anche una bravissima persona, fa tanta beneficenza senza pubblicizzarla e tutto. Però ovviamente sta vivendo un momento del distacco, del cambio di professione in maniera un po' traumatica. Cioè, faccio un esempio che non c'entra niente da un punto di vista tecnico, ma il nostro Simone Pepe, in corso d'opera, durante l'anno ha cambiato professione e c'ha tipo 6-7 anni meno di Totti. Perché pure la moglie mi sembra che abbia detto: no, basta Francesco. Perché c'ha 40 anni, è chiaro che va a condizionare anche l'allenatore, non è che la Roma deve cominciare a ragionare su un post Totti, addirittura anche su un post De Rossi, tenendolo sempre lì, lui in un certo senso fa da tappo a questa squadra. Poi è chiaro, posso capire che abbia ancora voglia di giocare, è successo pure a Del Piero che dalla Juve poi è andato via, era anche più se giovane. Volesse fare un anno a Pescara, noi ecco, allora ci stava volentieri. Questa proposta visto di seguire Zeman. Fatti un anno a Pescara Stefano, velocemente altri due numeri, io diciamo da queste sollecitazioni che vi do si intuisce invece la mia posizione, che è totalmente dalla parte di Totti, non potrebbe essere altrimenti. Sospetto che sia dalla parte di Totti. Devi mandare via l'allenatore, Oscar. Sì, io l'avrei mandato via, perché quando si parla di Zeman, i detrattori di Zeman chiedono sempre che cosa abbia vinto Zeman. Vorrei capire che cosa ha vinto Spalletti, se non in Russia dopo aver vinto anche io. No, scusa, ti volevo dare questa sollecitazione. Il merchandising di Totti pare valga attorno ai 6 milioni di euro l'anno. E la partita Roma-Genoa, i biglietti della partita Roma-Genoa sono stati andati esauriti in pochissimo tempo. Penso allora, se Spalletti non lo fa giocare ecco, allora secondo te, io dico complessivamente, io non dico la partita di San Siro, complessivamente questa gestione del rapporto tra Spalletti e Totti, non credi che abbia avuto l'unica parola vera, l'abbia detta la moglie di Francesco Totti quando sostanzialmente ha mandato quel paese Spalletti, ed è stata l'unica che ha avuto il coraggio di dirglielo in faccia? Guarda, io credo che Totti sia uno di quei giocatori, uno di quei simboli di cui il calcio ha bisogno,
ce ne sono sempre di meno, ci sono sempre di meno giocatori bandiera nelle, vai al però, nelle abbiamo squadre. Capito che c'è un però. No, però io credo però, che oggettivamente allenare a Roma sia un'impresa davvero ardua, come tra l'altro insomma ha ben sperimentato anche il carissimo tecnico Boemo. E il ritorno di Spalletti a Roma è stato un ritorno basato su un'idea, su un approccio, su un metodo, su un approccio rigoroso sia sul piano della comunicazione sia sul piano della gestione della squadra, senza guardare nel tentativo appunto di creare una serie di gerarchie, una serie di scelte che andassero oltre i condizionamenti di determinati sia elementi, diciamo, senatori, pesi forti della squadra e sia, diciamo, di fattori esterni. Cioè, si può fare tutto, se tu società, però devi dichiararti prima, devi dire cosa vuoi. Allora, tu vuoi vincere, vuoi provare a vincere? Ok, prendi un allenatore e decide l'allenatore. Finché tu non decidi, non lo discuto assolutamente. Non sto dicendo. Io discuto proprio una questione proprio di buon senso. L'anno scorso, per esempio, Totti entrava di sopra le partite. Però, siccome poi lo ha fatto entrare, io mi metto anche nei panni Spalletti. Se quest'anno non l'ho fatto, probabilmente ha visto che il giocatore ha avuto una flessione. Io non credo che lo faccia per antipatia. Fare una scelta tecnica sbagliata, ma non credo che sia una questione personale. Non è detto che. No. Spero che non sia una questione personale, però ci sono degli uomini, come diceva Leonardo Sciascia, gli uomini si dividono in 5 categorie. Sì, quindi, no, io ti volevo invece chiudere su questo. Io non discuto le scelte dell'allenatore, quindi anzi sono sicuro che l'attuale Totti non trova posto in una squadra che è a centrocampo, c'ha Nainggolan, c'ha l'olandese, c'è gente che corre, c'ha Perotti. Ora però mi chiedo, se tu vai in uno stadio, mancano 4 partite all'addio, diciamo, del più grande calciatore, non della Roma, probabilmente Zeman sostiene che è il più grande calciatore italiano, io sostengo che è il terzo calciatore italiano più grande di tutti i tempi, ma comunque è uno dei più grandi calciatori. Quando tu vai a San Siro e la curva degli avversari, che non sono mai stati terre con la Roma, dedicano uno striscione a quel calciatore, che cosa ti... Cioè, da un punto di vista proprio non personale, perché tu non dai la soddisfazione ai tifosi, non a Totti? Perché Totti non credo che abbia bisogno di 4 minuti a San Siro. Ecco, io dico qui, su che cosa discute questa? È chiaro, sui 4 minuti siamo d'accordo. Immagini, non lo fa giocare a Roma Genova. Ma quella è stata una scelta sicuramente opportuna e di buon senso. L'ha spiegato, perché è una scelta di metodo che va rispettata. Quindi, diciamo, perché fare processi in Italia? Però l'ha spiegato Spalletti, ha detto che tutte le partite tu poteva, a San Siro lo fai entrare, poteva, no? L'ha spiegato, poteva risultare offensivo nei confronti del giocatore, ma Totti, questa è stata la sua interpretazione. Totti già quando era offensivo si è rifiutato di entrare, onestamente è una situazione pesante. Io non metto anche nei panni di Spalletti, tu vai a Milano, vinci 4-1, intervista dopo partita si è parlato solo dei 4 minuti di Totti, È una questione pesante. Lui sapeva di andare incontro a quello e pagare anche per quello, quindi secondo me farebbe bene ad assumere una responsabilità diversa e a essere sincero. A me sarebbe piaciuto, onestamente, lo sai, quando, più o meno insomma, abbiamo gusti non simili, ma a volte coincidiamo, quindi Totti è ovviamente un campione immenso. Io, proprio perché è un campione immenso, mi sarei aspettato una parola da parte di Totti. Sì, ma non l'ha detta, come di lasciatelo perdere. Grazie a Dino. Ecco, la Sud rende omaggio al rivale Francesco Totti. In questo caso, a quel punto, mancano 4 partite alla fine di una carriera gloriosa. Io penso che una persona normale, non nemmeno di buon senso, farebbe entrare. Mancavano, questa era l'ultima partita. Cioè io mi sarei aspettato che Totti a un certo punto dicesse: cioè, lasciatelo lavorare, quest'anno siamo. Però non l'ha detto perché è rimasto segnato. Secondo quindi me la verità. Questo dimostra che è una situazione non facile, quindi, e comunque Spalletti si trova seduto su una polveriera. Ma ti dirò di più: io sono convinto che Totti non ha ancora deciso di smettere. Dovesse arrivare infatti, Di Francesco o Montella potrebbe decidere di farlo. Ma poi è stato esplicito Spalletti, poi pochi giorni dopo, no? Ha detto che lui se avesse potuto tornare indietro non sarebbe tornato. E questo già la dice lui su quello che sarà il futuro. Secondo me farebbe bene a Roma a non confermare un allenatore che dice queste cose, anche perché si avvantaggerebbe, perché teoricamente potrebbe andare all'Inter e quindi l'Inter sarebbe destinata con un allenatore non vincente a non vincere. Senti, io però tu mi consenti mi vorrei dissociare da te. Primo perché conosco Spalletti di persona da 25 anni. Io non lo conosco, ma lui è un allenatore bravissimo, quindi siccome
tu ne parli sempre male. Io non voglio entrare in polemica, però la penso diversamente, mi dissocio semplicemente. Dico, non capisco però di alcuni allenatori. A me piace un tipo di calcio, l'abbiamo detto, lo sanno tutti. Allora posso comprendere perché per esempio continua ad allenare Mancini, che è un allenatore che non mi piace. Mancini però ha vinto degli scudetti con l'Inter, ha vinto degli scudetti con Manchester City. Cioè un allenatore che gli dai i giocatori forti e vinci. Spalletti praticamente non ha vinto nulla, ha vinto uno scudetto, due scudetti nella Lucca. No, non capisco però, perché sia sempre nel... Lo dico da un punto di vista dei risultati perché sportivi. Però capisco fatto da te questo discorso suona strano, perché Spalletti intanto quando arrivò alla Roma fece un calcio molto molto spettacolare. Allora Spalletti è bravissimo perché da... io l'ho conosciuto quando il Pescara battagliava con l'Empoli in Serie B tanti anni fa, il Pescara di degli Orossi. Perché lui ha sempre lo stesso parrucchiere. No, ci sentivamo, no, dico, ci sentivamo per la rosa della Roma. Poi, la rosa della Roma è una rosa che non è molto inferiore a quella della Juventus. Lo so, ma infatti ha fatto secondo. Io sono perfettamente d'accordo. Cioè, quindi l'allenatore. E ti dico anche questo: la Roma ha pagato quest'anno a prezzo carissimo l'eliminazione dai preliminari di Champions League, perché perdere i 30 e rotti milioni di euro del passaggio del turno. Vuol dire rinunciare a fare mercato in entrata, perché oramai tutte le squadre che vanno ai preliminari di Champions aspettano di vedere come va il preliminare, perché se hai i soldi compri, altrimenti resti come sei. E se la Roma avesse passato il preliminare, avesse potuto prendere un altro giocatore importante, ha fatto tutto l'anno senza Florenzi. Cioè, posso però fare, sì, assolutamente sono d'accordo, però posso dire il perché io non ce l'ho con Spalletti ovviamente. Dico che però, dato che quando si attacca a Zeman, torno sempre su Zeman, si mettono sempre davanti i risultati, e io lì rispondo che bisognerebbe mettere altre cose. Allora, su Spalletti però, parliamo degli allenatori vincenti. Allora, l'allenatore può fare la differenza. Noi prendiamo Antonio Conte, è andato a prendere una squadra che l'anno scorso è arrivata decima. Fondamentalmente il mercato è stato piccolo in entrata, ha comprato un giocatore. Conte si appresta a vincere un campionato dove allenano Mourinho, Guardiola, cioè i migliori allenatori. Allora, quello è un allenatore che può piacerti, non piacerti, è un allenatore che fa la differenza. È un allenatore. Sì, aggiungo una cosa. Conte è un grandissimo allenatore, perché chi vince è un grandissimo allenatore. E sul decimo posto, diciamo che Conte, da quel punto di vista, gli piace molto giocare all'uomo dei miracoli, perché è vero che il Chelsea è arrivato decimo, ma il Chelsea negli ultimi 5-6 anni è arrivato sempre, se non primo, secondo, se non in finale di Champions quasi. L'anno scorso era una squadra che era logora contro Mourinho e quindi ha sbracato. Comunque, non aveva una squadra. Non è che avesse una squadra scarsa. Ma questo io avevo una squadra molto forte, reduce da gli allenatori senza giocare le squadre forti non vincono. Cioè, Pierpaolo, io l'anno scorso ho sostenuto anche là da solo, però io sono abituato ad andare controcorrente, che anche lo scudetto, la Premier League vinta da Ranieri, che è un miracolo, resta un miracolo. Ma quella squadra, la squadra di Ranieri, sul mercato ha speso 46 milioni di euro, che non saranno i 250 del Manchester United, ma sono pur sempre 46 milioni, quindi sono totalmente d'accordo con te, Conte aveva una signora squadra, cioè, poi... sicuramente non era la favorita alla Premier, certo. E voglio dire, in questo senso Conte è stato il vero valore aggiunto di quella squadra. Spalletti, storia dice che non è mai stato il valore aggiunto. Conte, no, ha fatto però, ha rivoluzionato il gioco della Roma. Si dice, molto spesso si dice ad Allegri che ha raccolto il lavoro di Conte, e in parte è vero, anche se poi col tempo non è rimasto più niente di quella Juventus. Conte quest'anno ha fatto la stessa cosa, perché ha preso una squadra che era forte e che era stata spremuta come un limone da un allenatore. Ma io la differenza è quella che dico, appunto, al di là del calcio. Lui ha rimotivato una squadra forte, Allegri, stufa del suo allenatore. Allegri e Conte sono due allenatori vincenti che hanno dimostrato, non perché lo dico io o perché lo dice Marchetti, no, lo dicono le classifiche. Quindi non... Però ad onor del vero la storia dice anche Spalletti che vincere a Roma è un'impresa molto difficile e complicata. A Roma hanno vinto uno scudetto capello facendo fallire una squadra mostruosa. No, facendo fallire una famiglia come la famiglia Sensi, che era una delle famiglie più importanti d'Italia, è fallita per vincere quello scudetto. Io questo non dico che quando si valutano gli allenatori, io mi continua a sembrare strano come Spalletti sia considerato uno degli allenatori top, non avendo avuto sempre a disposizione squadre importanti e non avendo mai vinto. Io credo che se tu prendi la rosa della Roma di quest'anno e la fai giocare a Torino, la Roma vince il campionato. Esatto. Quindi questo a maggior ragione. Lasciamo fai allenare, vivere e giocare a Torino, secondo me la Roma isolato Giancarlo che resta con Spalletti. No, io dico a Spalletti, vi ricordate quando
inventò il 4-6-0, la sua Roma spettacolare qualche anno fa giocava praticamente senza punti. È arrivato sempre seconda. Sì, sì, ma a Roma, diceva pure Stefano, è più difficile per tutta una serie di questioni ambientali. No, dico, però per alcuni allenatori alcuni secondi posti hanno un valore, per altri no. Questo secondo me non va bene, bisognerebbe sempre valutare in maniera importante. La Roma quest'anno è in organico, una squadra in cui tutti i giocatori sono ambiti dai grandissimi club europei, non dalla squadra B. Quindi evidentemente se tu hai perso il campionato 4-5 domeniche fa, perché è vero che se te vince va a 4 punti, ma il campionato è virtualmente perso da tanto tempo. Però è anche vero che la concezione di entrare in Champions League è quasi considerata una vittoria di campionato. Cioè, mi arriva, scusa Giancarlo, per motivi economici, ovviamente. Quasi 12 minuti perché mi sono fatto prendere dalla foga nei confronti di Spalletti, perché un po' ce l'ho, perché sto come Zeman dalla parte di Totti. Penso che Zeman sia dalla parte di Totti in questa diatriba. Andiamo in pubblicità, poi torniamo, invece cambiamo assolutamente pagina e andiamo invece, ritorneremo con pagina 3. E allora, ecco, rientriamo con pagina 3, prendiamoci una piccola pausa da chi è juventino, non è juventino, chi è tifoso di Allegri, chi è tifoso di Tevez, chi è tifoso di... Nella pausa parlavamo del Piero, le maglie di Totti. E invece, caro Pierpaolo, concentriamoci su due libri, entrambi pubblicati dalla casa editrice Elliot, che portano la tua firma come traduttore. Allora, ovviamente, non possiamo attraversarli entrambi, e allora però io vorrei che i telespettatori cominciassero a prendere confidenza. Io direi di partire da questo primo libro, dal titolo, diciamo, molto evocativo, Eugenia Rico, Gli amanti. È un libro, intanto no, come la prima, questa vale per tutti e due gli autori, come sei arrivato a proporre, e se l'hai proposto tu alla casa editrice questo libro, oppure è successo il contrario, altrimenti come sei arrivato a questo libro e a questa autrice? Ho conosciuto Eugenia Rico una decina d'anni fa, nelle Asturie, a Gijón, nel salone del libro che all'epoca organizzava Luis Sepúlveda, nel quale aveva ogni tanto la bontà di invitarmi, perché invitava, diciamo, molti amici e anche qualche scrittore esterno, ma soprattutto gli amici, era una scusa per passare qualche buona serata insieme. E lei presentava un libro bellissimo, forse il suo più bello, che si chiamava in spagnolo Aunque Seamos Malditas, che è un libro sulla donna, sono storie di due donne, una meravigliosa storia di due donne, e diciamo è nata una conoscenza. Io, a parte l'amicizia personale, ho cominciato a leggere un po' anche le altre sue cose, e non è stato facilissimo perché anche se Spagna e Italia sono geograficamente vicine, anche culturalmente molto vicine, il passaggio poi della cultura non è altrettanto scontato. Cioè, dalla Spagna sono arrivati alcuni grandi bestseller negli ultimi anni, ma non c'è un grandissimo scambio culturale. In questo momento è più facile che un italiano possa arrivare a sfondare in Spagna. E non il contrario. Questo libro... Invece è una scrittrice completa. Elliot ha voluto cominciare da questo romanzo, e per lei questo è un romanzo di formazione, un romanzo giovanile. E ce ne saranno, credo e spero, almeno così mi dicono, altri tre. E secondo me, per chi vuole avvicinarsi a questa autrice, Gli amanti è forse il romanzo ideale. Altri tre che tradurrai sempre tu? Intanto spero di esserci, poi spero me li facciano tradurre. Allora, affrontiamolo in pochi minuti. In qualche modo potremmo riassumere questo libro che inizia con una... diciamo con un escamotage, una telefonata di un amico a un altro amico. Non so se siete d'accordo, possiamo racchiuderlo in una fragilità di rapporti tra le persone, e ovviamente in cui c'entra molto la solitudine, ma sostanzialmente poi dal titolo, mutuandolo dal titolo, amore, tradimento, fiducia, delusione, cioè è un romanzo io che... Io direi che è un romanzo sul tradimento, quando tradimento intendo il tradimento dell'amore e dell'amicizia. Una storia d'amore e una storia di amicizia che vanno in parallelo e si intrecciano, ed è ha una caratteristica che a me piace molto e per la quale lo consiglio, cioè la capacità di realizzare, di scrivere una storia intrigante, bella, coinvolgente,
con parole semplici, con una scrittura semplice, che secondo me è la caratteristica di molti grandi autori. È una storia snella, quasi ridotta all'osso, non complessa, con pochi personaggi, e riesce ad essere una storia straordinariamente profonda. Quindi secondo me questo è il grande pregio di questa storia. Per chi amasse il cinema, mi ricorda un po' il Truffaut di Jules Jim, voglio dire, ecco, quel tipo, ambientato a Parigi, tra l'altro, e non è un caso. E ti volevo... Sabato prossimo sarà presentata al Salone del Libro di Torino, quindi sarà un'occasione. Vi invito, chi di voi ha la possibilità di invitarlo, io ci sarò il 17, non ci incontreremo perché vado a presentare un festival. Tu ci sarai sabato, sì. Che non posso rivelare queste cose, presidente. No, io sono il presidente, diciamo la verità, però Pierpaolo non mi ha votato. Non io ti ha sono votato. Il presidente del Lus, Pierpaolo non mi ha votato. Non è Giancarlo, però non è il mio presidente. Però io sarò il presidente di tutti. Di tutti, anche chi non mi ha votato. Ma io non voglio che tu sia il mio presidente. Mi ricorda qualcuno. Pierpaolo, volevo che tu ci... Io e lui abbiamo in comune solo il barbiere. Claudio e Claudio e purtroppo anche Armando. No, avevo una curiosità che penso potrebbe interessare anche i telespettatori. Quando leggiamo un libro di un autore straniero e c'è un traduttore, ci chiediamo spesso, io mi chiedo spesso, se sto leggendo Eugenia Rico oppure Jonathan Franzen piuttosto che Silvia Parenti o Pierpaolo Marchetti. Ecco, tu come ti poni rispetto alla traduzione? Il tuo lavoro è un lavoro attraverso il quale noi leggiamo davvero quello che voleva dire Eugenia Rico, oppure c'è anche Pierpaolo Marchetti, che è un po' sempre questo il grande dilemma del... Sì, tanto c'è uno splendido libro di Umberto Eco, dire quasi le stesse cose, no? Che parlava della traduzione. Io cerco personalmente, ma è un mio modo di lavorare, di essere fedele soprattutto allo stile. Lo stile secondo me non si cambia ed è una cosa sulla quale molti editori non sono d'accordo, ma questo sarebbe un discorso molto lungo. È chiaro che non puoi essere fedele fino in fondo perché poi la lingua, le lingue hanno caratteristiche diverse, per cui alcune cose vanno per forza reinterpretate. Però secondo me nel momento in cui riesci a essere fedele fino in fondo allo stile, che va dalla composizione del periodo alla punteggiatura, ecco, certo, secondo me hai già reso un buon servizio al libro. Poi in alcuni casi capita che ci siano editori che ti chiedano di migliorarlo un libro. Io rispondo sempre: ma perché l'avete comprato se non vi piace? Però certo, questo è un altro discorso. Passiamo al secondo libro. Il libro non è di un'autrice, la scrittrice in questo caso non è spagnola ma è cubana, Wendy Guerra. In questo caso il libro si intitola La Domenica della Rivoluzione. Anche qui partiamo dall'inizio: ti è stato proposto oppure conoscevi anche in questo caso tu l'autrice? Oppure, guarda, in questo caso l'autrice non la conoscevo, non la conosco personalmente, abbiamo avuto dei contatti ovviamente per di lavoro, per lavorare sulla traduzione, e la storia è un po' curiosa perché io in realtà ho conosciuto questo personaggio, ne avevo sentito parlare, è un personaggio molto particolare, molto pittoresco. Avevo visto delle sue conferenze su YouTube, mi era capitato di vedere alcune sue interviste delle conferenze che ha tenuto a Barcellona, nella Casa d'America di Barcellona. Mi ha messo una grande curiosità, un tipo è famoso per i suoi cappelli, che indossa dei cappelli inverosimili che non so come faccia a mettersi addosso, ma insomma, contenta lei. Quindi è più sarebbe più inglese da questo punto di vista che cubana. Sì, da questo punto di vista sì. E ho cominciato a leggere dei suoi libri e devo dire che insomma, nel panorama molto ricco della letteratura cubana attuale, questa è una voce particolare, che si distacca un po' dai tanti bravi scrittori che ci sono. Lei nasce come poetessa, ha una scrittura un po' più complessa rispetto alla Rico, un po' più ricca, a volte un po' più da interpretare. Ecco, in questo caso sì, c'è stato bisogno di un lavoro maggiore di interpretazione da parte mia, però è una storia molto curiosa, è una storia che stranamente per la letteratura cubana contemporanea non è né di un oppositore né di una persona vicina al regime, anzi è la storia di una persona che non riesce a essere né l'uno né l'altro, che vorrebbe semplicemente essere
una scrittrice e fare il suo lavoro tranquillamente nel suo paese, nella sua isola, e che invece deve essere per forza etichettata, perché lei resta a vivere a L'Avana e quindi quelli dell'esilio la considerano una fiancheggiatrice del regime. Però d'altra parte vince premi letterari, la invitano all'estero, quindi ha una facoltà di muoversi che molti cittadini cubani non hanno, e quindi dai cubani è vista invece come una amica del mondo dell'esilio. Cioè si sviluppa una specie di giallo, di storia che vede coinvolti i genitori della protagonista. È una scrittura complessa ma non difficile, è una scrittura che sono, guarda, Larico e Wendy Guerra sono veramente due persone che scrivono esattamente come sono. Larico è una persona, una donna lineare, una donna morbida, direi, un po' come la sua scrittura. Wendy Guerra è una scrittura nervosa, una scrittura scattante, una scrittura piena di contraddizioni, diciamo, esattamente come è il personaggio. E a un certo punto Cleo, che è la protagonista di questo libro, dice, e del resto, perché è già raccontato che parla della Cuba di Fidel, non è né a favore né contro, si trova... è una giovane poetessa che è costretta a fare una serie di cose, insomma, poi non svegliamo tantissime cose, però a un certo punto Cleo dice, e del resto l'unico spazio di libertà che noi cubani abbiamo avuto in questi anni è proprio quello, il corpo. Ti chiedo, questo mettere davanti il corpo in questo modo è l'oggetto del primo romanzo, quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato, Gli Amanti, in qualche modo li tiene insieme, oppure stiamo parlando di corporalità diverse? Parliamo di cose abbastanza diverse, nel senso che Cuba è un paese in cui la carnalità ha una dimensione molto forte, in cui si scrive molto, e soprattutto il linguaggio quotidiano, il linguaggio della strada, il gergo, e unisce spesso la sessualità, il cibo, cioè le cose, i bisogni primordiali. Da questo punto di vista invece Larico ha una personalità già più, a parte europea, ma una personalità più formata, più completa. Questa è una Cuba che è ancora a metà del guado, nel senso che non è ancora post Fidel, però non è neppure la Cuba del periodo speciale degli anni 90, in cui gli stranieri hanno portato comunque un contatto, l'apertura agli stranieri ha portato comunque un contatto con il mondo, con il primo mondo, diciamo così, ammesso che possiamo definirci tali, però non ha ancora rotto le barriere, quindi è una generazione di mezzo che comincia ad avere accesso a internet, comincia a poter viaggiare, comincia ad andare alla scoperta di un mondo che fino ad oggi è stato, gli è stato vietato o col quale sono entrati in contatto solo attraverso la mediazione dei turisti, degli stranieri. E allora, prima che arrivi l'estate, per prepararvi all'estate, il consiglio di lettura di questa settimana non è un consiglio, ma sono due consigli. Il primo libro di cui abbiamo parlato, anche se velocemente, Gli Amanti di Eugenia Rico, l'editore Elliot, è stato pubblicato quest'anno nel 2017, 96 pagine, il costo 13,50 €. Il secondo, La Domenica della Rivoluzione, Wendy Guerra, l'editore è sempre Elliot, l'anno di pubblicazione è sempre il 2017, questa volta le pagine sono 192, il costo è 16,50 €. Ultima pausa, grazie intanto a Pierpaolo che ci ha portato questa testimonianza e diciamo questo arricchimento attraverso due culture, quella della cultura cubana e quella della cultura spagnola. Andiamo per l'ultima volta in pubblicità, poi rientreremo, la parte finale della trasmissione la dedichiamo alla partita Bologna-Pescara, provando a capire chi giocherà e se ci riusciamo a non sprofondare di nuovo, dopo che adesso abbiamo ripreso il volo tra Totti, Spalletti, la Juventus e la letteratura, cerchiamo di chiudere in bellezza. Eccoci rientrati, dicevamo, abbiamo a pochi minuti, diciamo, per chiudere la trasmissione. Io direi a Dino, che saluto e ringrazio per anche questa sera averci accompagnato per questa ora e mezza, così come ringrazio Massimo Mucciante, perché le foto che avete visto anche questa sera, le foto
Ecco qui una bellissima foto che ritrae Zdeněk Zeman, al quale rinnoviamo gli auguri, questa sera sta festeggiando ed è giusto che sia così. E le foto sono di Massimo Mucciante, che accompagna Calcio Totale dal suo inizio. Allora Dino, direi di andarci a vedere la probabile formazione del Bologna prima. Bologna di Roberto Donadoni dovrebbe giocare con un 4-2-3-1, Mirante in porta, Kraft, Maietta, Elander e Mbaye nella linea difensiva, Donzai, Taider, i due di centrocampo, Verdi, Pektovic e Krajci dietro l'unica punta che dovrebbe essere destro. Mi pare una formazione, Pierpaolo, insomma, difficile da affrontare per il Pescara, perché ci sono alcuni giocatori che sono sempre tipo destro, sempre sul, che non si capisce bene se sono ancora diventati grandi giocatori, se si devono affermare, non si devono affermare. Insomma, un lavoro comunque quello di quest'anno di Donadoni, che potremmo definire senza infami e senza lode, non so se tu sei d'accordo. Sì, anche se quest'anno il campionato è stato talmente atipico che molte squadre hanno potuto lavorare in prospettiva futura senza, perché non hanno mai avuto praticamente problemi, sì, di classifica. Ma è atipico già dall'inizio, perché tre squadre che rischiano di finire sopra i 90 punti è una cosa inaudita, perché in realtà non esistono più. Cioè, è difficile che oggi una squadra di vertice perda punti. E tu pensa che il Napoli rischia di perdere la Champions per il pareggio di Pescara la prima giornata, perché un punto e allora gli cambia la vita. Come nella nostra ultima esperienza, la Fiorentina perse la Champions League perché perse in casa col Pescara, che vince quella partita e poi non vince più. In quel caso però il responsabile è Sarri, perché io lo dissi in occasione di quella partita, regalò quattro giocatori nel primo tempo al Pescara, che erano chi fuori forma e chi non aveva firmato il contratto. Appena fece quel cambio, la partita cambiò. Ad agosto può succedere. Sì, può succedere, può però succedere. Non è successa la Juve, non è successa la Roma. La Roma l'ha persa negli scontri diretti. Sì, allora andiamo a vedere, vabbè, è un po' più complesso ovviamente. Andiamo a vedere come potrebbe giocare il Pescara. Ovviamente il Pescara, nemmeno a dirlo, 4-3-3. Fiorillo in porta, Zambane e Biraghi gli esterni bassi, Bovo e Fornasier invece i centrali di difesa. Brugman riportato nel ruolo in cui eravamo abituati a vederlo a Pescara, cioè davanti alla difesa, Koulibaly e Memushai a sinistra rispettivamente a destra, Baebek e Caprari confermati in attacco, la squalifica di Benalì dovrebbe consegnare, almeno questa è la probabile formazione che ci ha inviato Giovanni Tondonati, che questa sera impegnato anche con il Giro d'Italia non è potuto essere con noi, dovrebbe giocare Muric. Giancarlo, in 10 secondi, 10 secondi, che cosa pensi? Poi dobbiamo salutare. Io penso innanzitutto che sia un fatto positivo che venga riproposto Brugman in mediana, in cabina di regia, perché Zeman inizialmente ha detto che non lo vedeva lì, però se dovesse cambiare idea sarebbe un vantaggio, perché il Pescara per l'anno prossimo avrebbe già il regista che altrimenti non ha. Per quanto riguarda l'esterno, Benalì è uno che ha giocato sempre, anche se secondo me per caratteristiche non è adattissimo al gioco di Zeman, però adesso ha preso tre giornate, squalificato sempre. Vediamo questo Muric. Vediamo che succede. Allora, siamo arrivati anche questa settimana, ce l'abbiamo fatta alla fine di questa puntata. Io ringrazio come sempre Stefano della tua partecipazione, ovviamente ci rivedremo ancora prima della fine del campionato, grazie. Grazie a voi, buonasera. Grazie anche a Pierpaolo, grazie di essere venuto. Grazie a te, buona serata. L'appuntamento a questo punto con te è d'obbligo al prossimo libro tradotto, ovviamente è un auspicio e un augurio. Il prossimo libro penso e spero che sarà un libro bellissimo, cioè, te lo dico adesso in anteprima, un romanzo storico secondo me meraviglioso che si chiama Las Ventanas del Cielo, Le Finestre del Cielo, che pubblicherà SEM, che è questa nuova casa editrice, società editrice Milano, fondata da Riccardo Cavallero, ex direttore editoriale di Mondadori, Random House per Spagna e America Latina, di uno scrittore che si chiama Gonzalo Giner, credo che uscirà tra qualche mese perché è un romanzo storico voluminoso, però devo dirti che dopo I Pilastri della Terra di Ken Follett è il romanzo storico che più mi ha emozionato negli ultimi anni. E quindi a questo punto ci diamo appuntamento quest'autunno. Però ci vuole una trasmissione intera poi. Va bene. Certo. Ho 725 pagine. Vabbè, allora toglieremo qualche. Togliamo lo spazio a Giancarlo. Togliamo lo spazio di Giancarlo e parliamo del. Devo svelare un piccolo retroscena. Dobbiamo chiudere Giancarlo. Così come ho fatto con tutti gli ospiti, ho cercato di farli sbadigliare, ma Pierpaolo non ha ceduto. Certo. Allora, buonasera. A me non resta che altro che ovviamente ringraziarvi, perché so che ci seguite sempre numerosi tutte le settimane, e come sempre augurarvi buona settimana e buon calcio a tutti.